Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Che più bravo, scommetto tutto, quindi qual è il problema? Scommetto tutto, che problema c'è? Quindi non lo so. No, invece sì, lui è contro la masturbazione. No, ma è faticoso, non crea dipendenza. Cioè, tu sei contro la masturbazione? Sono contro la masturbazione da porno. Da porno. Da porno cosa vuol dire? Spiegami, sono ignorante. Cioè, In che senso? Se tu guardi porno e ti masturbi. Mentre visualizzi un porno, mentre guardi il porno. E ti masturbi. Ah, beh, io di solito mi faccio le seghe senza guardare i film porno perché ho tanta fantasia. Quindi, perché sono due salvo atti molto allora, diversi. No? Sì, perché in realtà tu non ti stai facendo condizionare. No, io non guardo mai, quindi guarda, poi sono sono due salvo atti molto allora, diversi. no? Sì, perché in realtà tu non ti stai facendo condizionare. No, io non guardo mai, guarda, poi per carità, da ragazzino che avevo 20 anni, 16 anni, li guardavo i film porno, ma adesso non li guardo più. Però quando mi masturbo, e ti posso garantire che mi masturbo tutti i giorni, con o senza fidanzate, io mi masturbo tutti i giorni, che sia alle 6 del mattino o alle 2 del pomeriggio, mi masturbo. Però giuro che non uso niente, è tutto di fantasia. Sì. Delle critiche. Vai, spariamo con le critiche. Allora, adesso fai. No, amico mio, fumala se vuoi, vai tranquillo. Oh, grazie. Anche perché guarda che se non la fumi sarà un momento. Sarà un momento inedito in questo canale, perché la volta scorsa un po' c'è stato criticato del fatto che siamo andati un po' troppo leggeri con te, Filippo. Ok, vai, spingiamo. Quindi vogliamo dare, diciamo, la responsabilità alla fanbase incazzata di Grimbaud, ok? A avanzarvi delle critiche a te, a Nevio. Con me, per stare tranquilla. Mamma mia. Perché? No, dai, va bene, no, non ti preoccupare, cioè. Okay. Ma poi si possono aiutare. Che ridi, perciò. Ma no, io rido perché siamo, ci stiamo divertendo con Mattella. Ok. Mi passi una tessera, signor Giorgio. Vai. La tessera. Grazie. Cock. Zitto. Scusa. No, non ti scuso. Ho una ship fortissima per LOL e Cock. Vabbè, va bene. Ma è live, no. No, birra fatti. Cosa che ha detto? Due carte. Perché? Per perché lui ha usato un jolly. Sto perdendo tutte le mie vite. E perché che colore scegli? Come le mosse degli altri. Colore giallo. Esatto, fate tipo... Reattore in fiamme! Va bene. Colore giallo. Giallo? Volevo renderlo super epico. Sì, fate così. Fa ridere. Questo è bellissimo, è urlala. Brava. Fusione cosmica! Dai. È così che si dice. Sì, e tocca di nuovo te, scegli il colore. Se l'ho già più su un'altra carta jolly, puoi giocare di nuovo. E in questo caso, l'hai visto... usata su un'altra carta jolly. E infatti adesso puoi giocare di nuovo. Bionda, i capelli belli, i jeans. Grazie. Hai dato una bella presentazione per prendere, per iniziare con l'altra. Certo. Poi abbiamo Kokeshi, la mental breakdownata. No. In che senso la mental breakdownata? Hai capelli nuovi, ragazzi, Kokeshi. Che sembrano uguali a quelli di prima, però. Sono bellissimi. Vabbè, cari. Cara, presenta pure gli altri. Ok, abbiamo poi il più grande amico. Coglione. No, vabbè, ma lo senti? Ma tipo, è possibile? Ma faccio ridere. Ma è possibile? Una volta dormivo. Questa è bella, senti qua. Alla stazione, sai, la stazione faceva freddo, era novembre, dicembre. Sei nella sala d'attesa, no? Ero lì, cioè, faceva freddo, dormivo lì. Arriva sto poliziotto, sai, quella polizia della... La Polfer si chiamava allora. Allora, entra dentro questo qua, erano le 6 del mattino. Ma lei cosa fa qua? No, adesso devo fare la multa. Come la multa? La multa? Sì, non sto scherzando. Allora mi fa entrare nell'ufficio, mi fa la multa. A un certo punto 20.000 lire, una roba del genere. Io ho preso la multa in faccia a lui e ho detto, gliel'ho strappata, ho detto, coglione. Adesso mi deve arrestare, è sbagliato personaggio. Io sono venuto qua per dormire, per riposare. Io non c'ho una casa, sono un senza tetto. Che cazzo vuoi? Che ti pago 20.000 lire e non c'ho neanche gli occhi per piangere. Non ti vergogni, testa di cazzo, proprio così, eh? Ho detto arrestami, coglione. Preso la multa, l'ho strappata in faccia e me ne sono andato. Ti dovresti chiusura anche perché Nevio comunque... Nevio, domani deve travagliare. Ragazzi, fuori viola per questi ospiti. E Nevio che domani si sveglia prestissimo. Ragazzi, mi dispiace, ma domani mi sveglio. No, spero di rifarla, dai, magari più avanti. Mi è piaciuta tantissimo. Io ringrazio Grimbaud, Simone e il grande Jody Cecchetto. Giusto, esatto. Grazie veramente, ragazzi. Grazie che avete partecipato. E mi raccomando, sempre in gaina e baliamoci la fresca. Un altro round da Piccio Air 2, per la perché gloria. È molto divertente. È per la gloria. Vai Simo. Vai. Bocca al lupo. Grazie. Lo schifo pane di mais. Devi disegnare. Pane di mais. Vieni più avanti. Cos'è? Torta di zucca. Ok. Vai, quella. Ok, niente però. Ce l'hai. Non ce l'ho. Dai.
Va, fa rispetto delle allora. le istruzioni di uno. Buttate per terra. Giove, guarda che male, no. No, niente, ragazzi, trattatele male, trattatele bene, oh, le istruzioni di uno online. Potevo fare direttamente le cose, però. Sì, effettivamente. Vabbè, però, per quei tre secondi. Allora, ragazzi, quello che avverrà adesso per la chiusura del... Lo metto un pochino... Okay. Non ne ho neanche uno blu. Niente. Godo. Tu ce l'hai blu? Beh. Tu vedi? Ho pescato. Campelli blu, ce l'hai blu? Uno. E basta, eh. Vedi come lo devi fare, lo dici mentre la butti. E avanti! Venite qua, ragazzi! Venite qua! Venite qua! Venite qua! Eccoci qua! Sì! Avanti! Sì! Allora, Jody, ecco, avanti! Ok. Quanto tanto ci tocca la barba? Oh. Ok. Meno male che non ha preso altro. No, brutta questa. Un coniglio. Anche un coniglio a casa, giù in Calabria. Spero che non lo mangerai. No violenza. Senza neanche assaggiarlo questo. Questo è Bella Vista e questo è l'altro. Giusto. Chi è il più forte? Chi è il più forte? Chi è il più forte? Senza neanche assaggiarli a naso, eh? Sbaglio? Giusto, e giusto. Bella Vista non lo bevo mai. L'altra è una porcheria, non so cos'è. È regolare. Dai, dai, Gianluca, dai. Che cazzo, volete chi fate bene? Volete sfidare più forte? Bravi. Volete sfidare più forte col bene, ragazzi? Indoviato tutto, eh? Giuro che eravamo d'accordo. Dillo, Bimbao. Dillo, pacchetta, scusate. Cucchiaio. Vado, vado. Niente parole, niente parole. Ah, le pacchette. Brava! Ma cos'è? Niente. Ma cos'è? No, niente, niente. Niente, è successa una cosa brutta. L'ha capito. L'ha capito comunque. Dai, dai, vatti, vatti. Grazie, storia. Che storia? Aspetta, aspetta. Fine. È tempo. È piatto. Questo. Quello. È già la pegna. Siamo al turnover. Già di chill. Allora, ragazzi, i mazzi sono quattro come i quattro supereroi all'interno di uno Ultimate. Abbiamo il mazzo di Thor e Lollo sarà il nostro Thor, il più forte, il più alto, il più nordico, il più bello. Io, ma... Poi... La Madonna. Prossimo mazzo è il mazzo di Black Panther e chi... poteva farlo se non io, che sono fan sfegatato di Black Panther, Wakanda Forever. No, perché Wakanda Forever. Quindi mi piace il gioco, come Filippo, ludopatico. Adesso un po' meno rispetto a prima, ma prima altro che ludopatico, proprio, cioè, proprio da andare, proprio non alla canna, ancora di più. Allora, perché sposto questa sedia? Sì, grazie, di HD. Sei sempre molto gentile, Lollo. Ok, sempre allora ragazzi, io andrei al menu. Pausa, fine gioco. Fine gioco. Menu principale. Cosa vogliamo fare? Regno animali, cibo intrattenimento. Io farei sport attività che l'abbiamo mai fatto. Mai fatto. Vai, sport attività, bello. Sì, sport bello, bello, così almeno sudiamo un attimo. Schifo. Bello. Sport attività, sì. No, vabbè, uno di quei due. Vabbè, comunque vedete che con vino di qualità non abbiamo sì, sbagliato. No, no, certo. Ma aspetta, tavernello e l'altro, fascio di prezzo dell'altro all'incirca? Supera il tavernello. Beh, che supera il tavernello? Chi è che non supera il tavernello, ragazzi? Poveri, cazzo! Poveri! Quello a metà. No, quella a metà, quant'è? E quello del tavernello quanto costava? Quello metà 3 euro. No, dai, due porcherie, vedi? Oh, però cosa ho detto? Tu mi hai ripassato quello di sì, prima, sembra acqua, tutte e due l'ho detto. Vero. Quindi devo indovinare qual è. Cosa vuol dire? Stravinto. Hai vinto? Sono curioso, sono scelto. Perché mi sono allenato qua. Per non fargli prendere aria. Mamma mia, ti giuro, una libidine mischiarle così, vi giuro, io starei tutto il giorno. No, però è vero, le carte di uno sono... particolari, bellissime. Anche perché sono strafluide. Poi da questo odore qua di nuovo. Ma poi sono belle solide, cioè mamma mia, ti giuro, qualcosa di non so, non vanno via.